Bentornati amici di Tecnodroid, chiedo scusa innanzitutto per la voce, ma nonostante tutto siamo qui live da Parigi perché siamo appena concluso l'evento di presentazione dei nuovi prodotti Xiaomi. Manca lo smartphone, ma abbiamo un quartetto di tutto rispetto. Una nuova TV, serie A2 da 55, il nuovo monopattino, la band e infine il prodotto veramente interessante, cioè il 2-in-1 di Xiaomi. Vediamo insieme nel dettaglio in quest'anteprima. Si è appena conclusa la conferenza stampa Xiaomi a Parigi e il colosso cinese ha presentato ben 4 prodotti. Manca lo smartphone, ma sono presenti vari prodotti che vanno a integrare il nuovo ecosistema Xiaomi. Innanzitutto partiamo dalla Band, la Band 7, una versione migliorata di quelle precedenti, pensata per un utilizzo prettamente fitness. Infatti sono presenti ben 101 modalità di sport diversi con varie funzioni aggiuntive rispetto agli anni passati, come ad esempio la durata del recupero e dell'intensità dell'allenamento. Con il nuovo strumento di analisi professionale della misurazione dell'ossigeno non solo durante lo sport ma anche continuativa nel corso della giornata, la misurazione del battito cardiaco e naturalmente anche la misurazione del sonno. È presente un display migliorato anch'esso, più ampio da 1.62 pollici, con una maggiore visibilità dell'immagine anche sotto la luce diretta del sole, migliorata quindi anche la luminosità, e poi sono presenti anche più di 100 watch faces da personalizzare. È impermeabile inoltre fino a 5 atmosfere e la batteria è pensata per durare circa 14 giorni in stand by. Il prezzo in offerta lancio per le prime 48 ore è di 49,90, mentre verrà venduto sui vari canali a 59,99 euro. Il secondo prodotto introdotto da Xiaomi è senza dubbio interessante, il primo laptop 2-in-1 di Xiaomi, pensato per la mobilità, il nuovo Book S. Si tratta di un laptop pensato per il lavoro e mobilità, molto leggero, maneggevole e anche versatile, dato che la tastiera è magnetica e si può staccare, e poi è presente anche la Smart Pen, entrambe acquistabili a parte. Il display touchscreen è da 12.4 pollici con tecnologia LCD e risoluzione 2560x1600 pixel, con una maggiore luminosità massima di 500 nit per rendere appunto una lettura più nitida e vivida e per alleggerire lo sforzo degli occhi durante il lavoro. A bordo c'è lo Snapdragon 8 CX Gen 2 con Windows 11. Sono poi presenti doppi altoparlanti, doppi microfoni, due fotocamere, la posteriore da ben 13 megapixel e la frontale da 5 megapixel in alta definizione, pensata appunto per le video call di lavoro, e i prezzi partono dal 30 giugno dello Xiaomi Book S, 699 euro, mentre appunto gli accessori acquistabili a parte, la Smart Pen 99,99 euro e la tastiera magnetica 149,99 euro. È stata presentata poi la nuova serie di Smart TV, la 2, con vari formati, vari tagli, si parte dal 32 pollici, 43, 50 ad arrivare al 55 pollici, entrambi accomunati da un display 4K HD Dolby Vision e grazie alla connettività IoT rendono semplificata e smart la vostra casa. Grazie poi all'assistente Google verranno controllati i dispositivi del vostro appartamento e grazie ad Android TV c'è una perfetta integrazione appunto con le piattaforme e le applicazioni, per un utilizzo veramente molto piacevole e completo. Inoltre la struttura e il design, soprattutto nella versione da 55 pollici, è veramente molto gradevole e consente, grazie a un ampio angolo di visione da 178 gradi, di avere un'esperienza di visione immersiva in praticamente qualsiasi angolo della casa. Infine chiudiamo con il monopattino Electric Scooter 4 Pro, il più potente mai creato da Xiaomi, che ha un motore da 700 watt in grado di raggiungere 45 km con una carica e una velocità massima di 25 km orari. Ha una batteria da 12.400 mAh e ha una potenza necessaria per affrontare anche le piccole pendenze, come appunto riprodotto nell'area Experience. Il corpo anche è stato migliorato, è in alluminio, è molto più leggero, si piega molto più facilmente. Come detto in presentazione, gli utenti chiamano Xiaomi Risponde perché hanno lavorato appunto sulle criticità, o meglio sugli aspetti da migliorare rispetto ai modelli precedenti. Quindi è più leggero, si piega più facilmente e poi appunto è dotato di un innovativo sistema per l'antiforaggio degli pneumatici, che sono tubeless autosigillanti da 10 pollici.
e completo anche dal punto di vista del sistema frenante con un anteriore ABS, quello posteriore a doppio disco. Il prezzo dello Xiaomi Electric 4 Pro è di 799 euro.